Bella raga, ciao, ben iniziato questo pezzo. Allora, spero che stia registrando tutto bene, buono a posto. Che perché io ho uno schermo solo, non è che guardo su due schermi. Beh, perché vedo buttare. No, vabbè, non importa. Allora, ero qua più o meno l'altra volta. Sapendo questo dove l'ho armato qua? Sì. Questo me lo ricordo perché c'era... No? No? Acqua? Ehi, non ho trovato anche un coso che non volevo neanche trovare, cioè non me ne ho accorto. La principale fonte di informazioni dell'epoca erano i giornali. Le radio erano agli esordi e la televisione non esisteva. Sulla prima pagina delle testate nazionali e locali era sempre presente una sezione dedicata alle notizie del fronte. Alcuni giornali pubblicavano anche l'elenco dei caduti e dei prigionieri di guerra. Cazzo? No, sono cose importanti da sapere comunque. Questa... Ma che cazzo? Scusate, con questo che devo fare? Ah, tanto ho già visto una cosa che dovevo farla. Proviamo a fare così allora. Spero che sia il quadrato. Per questo, ok. Poi qua mi serve la boccia dell'acqua che vado a prenderla. E poi devo vista qua. Anche questo mi ricordo, adesso è facile ma dopo non è, non lo è per niente. Mi serve a me. E poi scusa, che cazzo di pantaloni è? Sono tipo immensi. Pensavo che prima si mettesse la boccia. E... questa? No. Sì, invece. Strano. Sembra esagonale. In quattro siamo. Non dirmi che arriva quello che penso io. Dio, che bella che sta parte. No! No, aiuto! No, aiuto! Aiuto! Merda! No, voglio farmela perfetta. Stavolta sono andato apposta. Apposta addosso. No, ho raggiunto il punto di controllo. Volevo iniziare apposta per quello che mi sono andato a scantare. Ari, aiuto! Oh, Ario! Aiuto! Attento.
Grazie, Dio Madonna, che casino. I taxi viaggiarono tutta la notte e Anna era entusiasta di aiutare i soldati a raggiungere il fronte. Una volta giunta a destinazione, Anna si trovò davanti agli occhi la terribile verità. Che sfiga però, perché non mi ha fatto incominciare dall'inizio? Piuttosto ci sono fatti storici? Yeah! Le accattatombe, mai sentito nominare questa cosa. I primi 3 mesi di guerra furono segnati da un numero sconvolgente di perdite. Il 22 agosto del 1914 fu in assoluto il giorno più sanguinoso del conflitto e in generale il numero dei feriti andò ben oltre le previsioni, mettendo a dura prova l'organizzazione del servizio sanitario degli eserciti. Ho fatto un errore strano. Le infermiere, allora scusate se sentite casino, ma abbiamo una donna delle pulizie che sta facendo le pulizie con l'aspirapolvere. Vabbè, comunque. Le infermiere furono gli angeli della Grande Guerra. In massa parte volontarie reclutate dalla Croce Rossa erano supportate da un esercito di ambulanze statunitensi che facevano la spola tra la prima linea e le retrovie. In Italia, tra i volontari americani nel supporto logistico ci fu anche Ernest Hengwing, o come cazzo si chiama, l'infermiere accudivano e confrontavano i feriti, svolgendo luogo il ruolo di madre e confidenti. Madonna, senti che casino. Elogiate nel ricordo dei soldati erano spesso le uniche compagne del momento del trasporto. La maggioranza di loro fu smobilitata al termine delle ostilità. Vabbè, continuiamo. Allora. Madonna, oh fiori, che disperazione che c'era. Merda! No. Buona. Andiamo avanti. Trascorsero 7 mesi nei quali Anna, Madonna, che immagine, dalla compassione, si dedicò anima e corpo a curare i feriti e gli ammalati. Ogni vita salvata era una piccola vittoria contro la guerra. Il conflitto, tuttavia, continuava a imperversare. Non è che immagine comunque. Cioè, è tanto cartunesco, ma lo vedete che comunque è grande. Allora, qua quello... No, intanto me ne vado, Dio. Dico... Aspetta. 7... Cazzo di tutti? Era Madonna. Che a me guardo un attimo io veloce, voi leggetela anche voi velocemente. Ah, ok.
Questo l'ho già detto. Questo non è per me. Ah no, questo l'ho già detto. Che è questo? Che questo ho già detto. Boh. Fatti storici? No. Sto indicato di mettere il cronometro. Conteniamo per altri 5 minuti circa, poi andiamo, spegniamo. Aspettate. Cos'è? Gavetta perfora. Gavetta? Che cazzo è? Entrambi i pezzi di questa gavetta sono stati perforati, il che dimostra che hanno salvato la vita a un soldato. La gavetta veniva portata all'altezza dei reni. In qualche caso poteva rallentare o fermare schegge di che altrimenti avrebbero raggiunto il corpo. Le gavette venivano annerite col fumo per evitare che scintillassero al sole, rendendo il loro proprietario un falso bersaglio. Furbi! Però vorrei un attimo vedere prima che cazzo c'è qua. No, è impossibile che devo andare a fare tutta strada. La strada sarà prima qualcos'altro. Ah, oh, tanto però ho visto. Madonna, che casino. Tutti i corpi in putrefazione. Sono di qua invece. Lettera di un soldato prussiano, 6 settembre 1914. Mia adorata figlia, ci facciamo strada nelle campagne francesi. Anche se preferirei essere lì con te piuttosto che qui a uccidere persone. Ti penso sempre, tuo padre, Volga. Adesso arrivo. Con una sega dovrà buttargli una gamba sicuramente. Ho capito, un attimo, voglio vedere questo. Calzini di segno. I calzini immersi nel segno raffinato e poi trattati con la formaldeide erano molto efficaci nella prevenzione del freddo, del congelamento e delle infezioni. O almeno questo era ciò che veniva detto dalla gente. Formaldeide o no, i migliori amici dei soldati erano i calzini asciutti. Ti credo. Lui vuole sega, se è per buttargli la gamba, sicuro. Ah, ecco, ora qua che culo. Uno, due. Beh, adesso sono stato... No, aprimi la porta, chiudi! No! Madonna, che culo, c'è una cazzo in pelo! Non sto più guardando il computer. Aia! Yeah. Stai zitto, sto facendo un gameplay.
si chiama Valiant Earth. Ecco, appunto, ho sbagliato. Beh, alla fine ce l'ho fatta. Che culo. Ok, adesso c'ho anche una sega comunque. Non è che magari devo segare via quel... il tubo? Cioè, po- ma io la sega me la prendo, metti caso che mi serve. Beh, là c'è l'acqua, quindi me ne vado di qua. Se faccio così. Posso andare avanti? No. Di qua? Ah. Non so che mi serve la sciarpa, ma posso passare via. Oh, beh, ho trovato mica un altro oggetto. Manuale infermieristico. Ma perché ti entro anche una mia adesso? Lo sforzo bellico, ricche. Puoi chiudere la porta? Ciao.